Queste sono solo alcune delle figate tech per iPhone di cui voglio parlarvi oggi. Si tratta di prodotti che ho provato in questi giorni, che mi sono piaciuti tantissimo e che io voglio consigliarvi perché sono veramente, veramente molto validi. Partiamo dal primo prodotto, quello che vedete tra le mie mani si chiama HandyPod, è di Joby, l'ho ricevuto di recente, l'ho utilizzato tutti i giorni e si candida fortemente ad essere tra i miei tre piedi preferiti. L'ergonomia è sicuramente il suo punto forte, belli i materiali, poi c'è questa testina rotante qui che potete regolare come meglio credete e soprattutto grazie a questo pulsante potete inclinare in modo verticale o orizzontale la testa appunto e quindi il vostro smartphone. Bene anche il sistema qui del morsetto che funziona veramente in modo intelligente, basta sbloccare in questo modo per permettere di inserire o rimuovere lo smartphone e onestamente parlando ragazzi, visto che Joby è sempre un brand che mi è piaciuto per la sua qualità costruttiva e l'attenzione ai materiali, ma soprattutto risolve davvero tanti problemi di chi è amante della fotografia, io mi sento di consigliarvelo. Guardate adesso queste immagini, si tratta di un reel che qualche giorno fa ho condiviso su Instagram e che ha riscosso un buon successo. Ho applicato infatti questa skin al mio iPhone e potete farlo anche voi. Il prodotto è di Marmalade Cat, credo che si pronunci così, anche se sono tedeschi, quindi scritto Marmalade Cat, sinceramente non so se pronunciarlo in inglese oppure in un altro modo. Comunque sia, quello che conta è che troverete una skin, un adesivo, davvero ben fatto. Aderisce perfettamente al vostro iPhone e devo dire che non è disponibile solo per iPhone, perché lo potete trovare anche per Apple Watch, per iPad, per MacBook, insomma tutto ciò che riguarda il mondo Apple può essere personalizzato. Voglio solamente aggiungere che grazie al codice sconto che trovate qui sotto in descrizione potete anche risparmiare il 10% sull'acquisto. Naturalmente si tratta di skin, di adesivi, non lasciano residui, attenzione, io l'ho provato già altre volte, sono perfetti. L'unica accortezza è che non proteggono giustamente il vostro dispositivo, quindi se volete proteggere e non perdere anche il nuovo design dell'iPhone che avete applicato, vi consiglio di acquistare una cover magari trasparente. Parliamo invece adesso di ricarica wireless, perché voglio mostrarvi questo prodotto di Moshi. Moshi ha realizzato questo che si chiama Launch Q Wireless Charger Pad, che è un prodotto davvero incredibile. Il suo design è molto ispirato alle linee scandinave, ma soprattutto mi piace il fatto che sia regolabile. Attenzione, due precisazioni. Potete, come vi sto mostrando, regolare appunto il pad in alto o in basso a seconda della dimensione del vostro iPhone. Ma state ben attenti a far sì che il pad centrale, quindi quello rotondo, coincida perfettamente con la parte diciamo centrale del vostro iPhone, soprattutto se avete un iPhone recente, in modo tale che la ricarica venga effettuata senza problemi. Altrimenti rischiate o che la ricarica non sia efficiente o peggio ancora che non sia proprio iniziata. Quindi questa è un'accortezza, ma c'è anche un'altra cosa che devo dirvi, perché all'interno della confezione non troverete il caricabatteria. È un peccato perché questo prodotto riesce addirittura ad arrivare fino a 15 watt negli smartphone che supportano questa ricarica wireless. Per ottenere però una ricarica del genere, beh, avete bisogno di un caricabatteria. E quindi andiamo al terzo e al quarto oggetto che voglio mostrarvi. Due caricabatteria per iPhone. Sono di Rampau, un brand che ho già recensito in passato anche per la cavettistica. Mi è sempre piaciuto e questi due caricatori che vi sto mostrando sono uno da 20 watt, quello con la porta USB-C, e uno da 24 watt. Quello da 24 watt è con due porte USB in entrata e uscita, quindi che potete simultaneamente collegare fino a due dispositivi, ma state ben attenti perché quando collegate due dispositivi, entrambe le porte erogheranno massimo 12 watt. Il caricatore invece USB-C supporta la ricarica rapida per i vostri iPhone, perché è da 20 watt e da 9 volt, e soprattutto lo potete usare, come vi dicevo, anche con questo pad di Moshi, in modo tale da ricaricare al massimo il vostro dispositivo. Queste qui che ho in mano sono delle cuffie, ragazzi, eccezionali. Sono di One More. One More è un brand che io ho sempre apprezzato, mi è sempre piaciuto e queste sono a mio avviso forse le migliori cuffie economiche alternative alle AirPods del momento. Perché dico economiche? Perché hanno un prezzo di circa 40 euro. A questo prezzo è difficile trovare qualcosa di meglio perché parliamo di un prodotto che non solo è molto simile esteticamente alle AirPods, ha questo case che mi ricorda una supposta gigante, ma è molto, devo essere onesto, anche bello da vedere, forse un po' scivoloso, ma la cosa che voglio mostrarvi è questa figata
mega galattica. Guardate più da vicino le cuffiette, qui c'è un gommino, ma non è sostituibile, perché ragazzi questo gommino è solamente per aderire meglio all'orecchio. Io che non amo le cuffie in ear con i gommini, l'ho apprezzato tantissimo. Guardate, non cade mai, perfetta, dimenticherete di averla all'orecchio, si sentono bene, soprattutto anche il microfono funziona bene. Quindi a mio avviso, se cercate un paio di cuffie economiche stile AirPods che non costano davvero tanto, queste sono da tenere in considerazione. Rimanendo nel reparto audio, voglio parlarvi di questa cassa di Tronsmart, la Force 2. Tronsmart, come ben sapete, è un brand veramente eccezionale quando si tratta di realizzare casse Bluetooth. Hanno sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questa Force 2, che addirittura vi garantisce un'autonomia di riproduzione fino a 15 ore, è resistente anche agli schizzi d'acqua e potete comprare più modelli simili e collegarli tra di loro tutti vicino, anche naturalmente a distanza, per poter creare un vero e proprio party. Poi c'è anche un'applicazione dedicata per gestire l'equalizzatore e altre funzioni, dunque Tronsmart anche in questo caso non mi ha deluso. Voglio concludere con questa che vedete tra le mie mani, che non è altro che una power bank, ma non è una power bank normale e comune. Perché? Per il semplice fatto che nella confezione troverete un cavo USB-C, quindi non Lightning. Come caricare quindi il vostro iPhone? Beh, tramite wireless. Fino a questo punto non c'è niente di diverso da tante altre power bank. Invece la cosa che mi è piaciuta è che grazie allo stand che trovate sul retro e soprattutto anche al gancio che trovate nella parte frontale, potete decidere di tenere in modo orizzontale il vostro iPhone sotto carica. È magari utile per continuare a controllare delle notifiche o vedere un film, qualcosa su YouTube. Insomma, il fatto che sia anche uno stand mi è piaciuto e mi ha convinto a consigliarla. Poi si tratta di un prodotto di Oki. Oki è molto famoso come brand, l'ho recensito più volte per vari prodotti su Amazon, è un'istituzione. Dunque non potevo non citarvi anche questa powerbank da 10.000 mAh. Io ragazzi non ho nient'altro da aggiungere, ho ripreso il treppiedi in mano perché ho visto la bella giornata, vorrei quasi andare in giro a scattare qualcosa, ma purtroppo il lavoro mi chiama, quindi rimango qui a vostra disposizione. Vi ricordo che se avete bisogno di qualcosa basta lasciare un commento. Tutti i link per l'acquisto li trovate in descrizione. Io non ho nient'altro da aggiungere, se avete qualche dubbio o qualche domanda sono qui. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!